Certo che indubbiamente. Sì, certo, sono d'accordo anch'io, ma forse. No, no, non ti preoccupare. Però. No, non è così. Guarda, sono sicurissimo di quello che dico. Sì, ma secondo me tu sei troppo convinto. Ma convinto? Faccio tesoro semplicemente dell'esperienza passata. Non è che sono convinto. Poi anche tu saresti convinto al mio posto. Sai che però mi sta sorgendo un dubbio. Secondo me sarebbe meglio rivedere le cose. No, le cose sono state già viste, riviste e straviste. E ne abbiamo parlato, riparlato e straparlato. D'altra Ma parte. ti ricordi quell'altra situazione? Certo, ma la ricordo, stessa questione, vale lo stesso discorso. Ma l'altra volta avevamo pensato di più a tutto. Ma era la prima volta, non eravamo pratici. Vai tranquillo, in questi casi è così, basta. Oh, per carità, fermo restando Sì, che. chiaro, ma se ci sfugge qualcosa? No, 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 non sfugge. Abbiamo fatto i passi che dovevamo fare. Vuoi un caffè? No, grazie, il caffè mi rende nervoso e adesso dobbiamo ancora rivedere qualche punto. Stavo pensando che l'altra volta, effettivamente. Ho capito cosa vuoi dire e non posso non darti ragione. Ma adesso, di quella volta, tu te ne devi dimenticare. Non è più quella volta, è questa volta. Quindi valgono i principi volta per volta. Adesso, noi ci siamo messi d'accordo con tutti, è tutto Beh, chiaro. tranne il fatto che. Ma di quello non ti devi preoccupare. Vedi, invece è proprio quello che mi preoccupa. Ah, perché adesso mi vuoi dire che c'è di mezzo quella cosa che. Esatto. Ascolta, la situazione è delicata, è più delicata. Ma cosa vuoi che cambi? Adesso tu non ci pensare e facciamo come se non fossimo ancora al periodo che facevamo le cose che sai e basta. Lo sai anche tu che le cose sono cambiate. Non è più come una volta e certi errori non ce li possiamo più permettere. È vero, è passato del tempo, non è ieri che è capitato quello che è capitato. Appunto, non possiamo più affidarci al caso. Sì, ma adesso abbiamo anche più esperienza, pensaci bene. Abbiamo pensato a tutto, le persone sono state chiamate, le cose da dire sono state dette, quindi problemi non ne abbiamo. Più ci penso e più mi manca qualcosa. Voglio dire, qualcosa che mi sfugge, forse è un particolare. Comunque c'è sicuramente qualcosa che mi sta venendo meno. Adesso ti spiego. C'è qualcosa che mi manca, che mi sta venendo meno, perché c'è qualcosa in più. Cioè, se ci fosse quella cosa che è in meno, cioè sarebbe una cosa in più, ma non sentirei più niente in più, cioè in meno. E non ci sarebbe più niente in più perché avrei un'altra cosa in più senza che mancasse niente in meno. O comunque ci metterei meno a capire che non c'è niente in più perché quel più in realtà non esisterebbe perché non avrei niente in più e niente in meno. Più o meno. Senti, veniva fuori un casino se facevamo roba in più. È giusto che abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, nel modo giusto, senza esagerare, senza anche autocompiacimento, e questo è molto importante. E poi guarda, quando uno non ha trascurato niente, è proprio allora che pensa di aver trascurato qualcosa, proprio perché non ha trascurato niente e quindi gli viene questa specie di paranoia. Quindi il fatto che tu pensi che abbiamo trascurato qualcosa vuol dire che non abbiamo trascurato niente. Sai che adesso che ne abbiamo parlato sono più tranquillo. Lo vedi? Capisci? Sono contento che sei sicuro. Vedi che parlandone concretamente delle cose si risolve tutto?
Ormai siamo dei professionisti, mica siamo come quelli che lasciano tutto così sul generale. Sì, hai ragione. Effettivamente, adesso posso dire che il discorso sia chiuso. Anche mio che il discorso è chiuso. Adesso aspettiamo gli eventi.